intrinseco dalla sua parte. E questo è la specialità dell'insegnamento di Buddha. Questo tipo di insegnamento, il fatto che i fenomeni non esistono di per sé, la persona non esiste per propria natura, i fenomeni con cui questa persona viene in contatto non esistono per propria natura, è stato insegnato solo da Buddha. L'amore, la compassione, la pazienza, tutto quello che è il comportamento che si basa sull'affetto, sulla non violenza, questo è insegnato anche da tutte le altre religioni di base. Ma il fatto che i fenomeni sono interdipendenti, non esistono di per sé, niente, nemmeno il più piccolo atomo, la più piccola molecola, il più piccolo istante ha una natura propria, per cui, perché? Perché i fenomeni sono interdipendenti e questo modo di pensare, per il fatto che i fenomeni sono interdipendenti, è necessario lo sviluppo dell'amore e della compassione, questo l'ha insegnato solo il buddismo, non dal punto di vista morale, ma dal punto di vista della realtà, perché la realtà funziona in questo modo. Ok? Per esempio, quando venne il Buddha storico, Buddha Shakyamuni in India, l'India era già da 2000 anni, c'erano già da prima lo sviluppo della scienza della mente, era molto profondo, molto vasto, infatti tutte quelle filosofie già esistenti, quelle discipline che erano scienze vere e proprie, lo sono scienze vere e proprie, avevano preso e prendono in esame l'individuo dal punto di vista della coscienza, della mente, del fatto che questo individuo sperimenta, è l'agente della realtà. Per cui sono andati a analizzare non il fenomeno che percepisce questo individuo, non tanto quello, ma come, chi è questo individuo che percepisce, per cui sono andati sulla mente. Ecco perché in India erano già presenti, era già presente un'educazione della mente che portava, che prende in esame lo sviluppo di shamatha e vipassana. Che cosa sono? Lo sviluppo della concentrazione e lo sviluppo dell'intelligenza discriminativa. Perché hai già una conoscenza molto profonda della mente e hai capito come indirizzarla e arrivare a certi punti. Quindi il Buddha è arrivato su questa piattaforma molto sviluppata. Adesso noi pensiamo alla scienza solamente a quella occidentale, lo sviluppo della scienza occidentale è venuto 2000 anni dopo quello e concentrandosi solo su quello che è l'oggetto percepito dall'individuo, più che il soggetto che percepisce. Adesso sta cominciando. Questo era già presente. E assieme a questo era già presente una filosofia che aveva capito che l'uomo, l'essere umano, l'essere senziente è guidato da questo desiderio naturale di voler essere felice e di non voler soffrire. E come questa felicità e questa sofferenza, che ha questi due aspetti, uno fisico e uno mentale, quello mentale è molto più importante di quello fisico, sia la sofferenza, dal punto di vista della sofferenza e del dolore, sia dal punto di vista della felicità. Questo lo sappiamo anche noi, no? Ci può essere una situazione in cui io fisicamente sto bene e ho tutto quello che esternamente, tecnologicamente, di ricchezza, tutto quello che mi dovrebbe fare felice o comunque che appaga i miei sensi, per cui esteriormente, fisicamente, ma mentalmente sto da bestia. E in quel momento non importa quanto abbia a livello sensoriale, non fa niente per diminuire la mia angoscia, anzi lo aumenta, perché non riesco a capacitarmi, ma come? Implicitamente ho tutto, eppure non va bene, e non so cosa fare. Perché? Perché l'aspetto mentale è più importante. Ma viceversa, posso stare molto male fisicamente, non avere niente, ma mentalmente sono appagato, tranquillo, soddisfatto,
se sono ammalato, guarisco molto prima di una persona che non è appagata mentalmente. Ma non solo, la mia malattia non mi appare così grave come invece appare una persona che ha una mente disturbata. Per cui l'aspetto mentale è più importante di base. Per cui questo era qualcosa che quando il Buddha è arrivato era già stato completamente compreso, di come il dolore fisico è solo un aspetto superficiale della sofferenza dell'individuo, che solamente rifuggire quel dolore fisico non è abbastanza per l'essere umano, perché anche gli animali lo sanno fare. Gli animali rifuggono il dolore fisico, si nascondono dalla paura, non vogliono essere picchiati e fanno di tutto, e sono capaci nel loro contesto immediato, quel tipo di causa-effetto immediato lo capiscono. Per cui l'essere umano non è sufficiente che faccia solo quello, altrimenti non si capisce perché hai un'intelligenza che ti può far capire molto di più. Per cui se io solo ricerco la mia felicità, la mia realizzazione a livello sensoriale, non sto proprio facendo niente di speciale, ma non solo, non mi porterà proprio a niente. E questo l'avevano capito benissimo. E infatti la maggior parte delle filosofie e delle scienze indiane erano andate più profonde, ovvero sia a vedere anche come il secondo livello di sofferenza, che nel buddismo si chiama la sofferenza del cambiamento. E che cos'è? Esattamente quello che noi crediamo è l'esperienza della felicità, ovvero sia basarsi a livello sensoriale di esperienze di appagamento, per quanto uno possa essere appagato. Quelle filosofie che hanno impiegato l'utilizzo dello sviluppo della concentrazione e di stadi elevati di coscienza, che hanno portato a quello, è perché avevano capito che quello in realtà è della natura della sofferenza. Quell'esperienza rimane per un attimo e poi dopo cambia. Ma non solo, più persisto nel cercare quel tipo di esperienza, più insoddisfatto sono. Per cui sono andate più profonde. Il buddismo, il Buddha che cosa ha detto? Che quello non è sufficiente. C'è qualcosa di base che se non viene, che se non vado a vederlo, che non l'elimino, c'è una radice che rimane, che continua, che continuerà a fare sorgere tutte queste esperienze che sono a livello grossolano la nascita, il fatto che sono nato vivo, per cui è imprescindibile che devo affrontare delle situazioni che non voglio affrontare. Però le devo affrontare lo stesso. Invecchio, mi ammalo, non c'è nessuno che è libero da queste cose. E poi alla fine devo anche morire. E nel frattempo mi devo separare da chi non mi voglio separare, devo incontrare chi non voglio incontrare, non riesco a ottenere quello che voglio ottenere, ottengo ciò che non voglio ottenere. Questa è la realtà che mi viene incontro. Per cui non importa quanto io cerco di soddisfare le mie orecchie con i suoni, il mio corpo con delle sensazioni, i miei occhi con della bellezza, tutto questo non va a fare proprio niente. Non solo, mi rende ancora più carico di insoddisfazione, perché sono continuamente in questa direzione. L'esempio lampante per noi è lo sviluppo tecnologico. Ora, sviluppo tecnologico da un certo punto di vista è portato avanti dall'intelligenza che ricerca il miglioramento, no? Per cui dietro c'è questa ricerca di benessere che comunque è esterna a livello del contatto sensoriale, delle nostre coscienze sensoriali, come se va a fare qualcosa. Uno dice sì, sono state eliminate molte malattie, sono state fatte queste, adesso io basta che telefono, vedo tutto quello che succede intorno al mondo, quasi avessi chiaroveggenza. Sì, certo. Però a livello sociale l'essere umano sembra peggiorato. C'è moltissima sofferenza mentale, cioè, ci sono delle pillole che uno deve prendere per calmarsi mentalmente, che è qualcosa di assurdo, se uno ci pensa bene. Ma non solo. C'è della gente che ha tutto e si suicida, della gente che ha tutto e uccide, della gente che uccidono degli altri. Questa tecnologia fa sì che un essere solo possa distruggere centinaia di migliaia di milioni di altri esseri. Per cui
Che cosa vuol dire? Vuol dire che solo quello non va bene. Se io nella mia vita mi baso esclusivamente a livello sensoriale, esteriormente, a livello materiale, non posso ottenere niente. Questa è l'esperienza, è l'esperienza della storia e del mondo, che lo vedono tutti. Basta guardarlo un attimo. Per cui c'è qualcosa che manca. Ma cos'è che porta questa insoddisfazione? È colpa della tecnologia? No. È colpa del modo di pensare. Dietro tutte queste cose c'è una mente cosciente che pensa, che fa, che dirige, che guida, un'intelligenza che, se la uso in un certo modo, proprio perché è così potente, diventa estremamente distruttiva. Ma che cos'è che la fa diventare distruttiva? Cos'è che la fa diventare distruttiva? Un modo di pensare, quello che magari posso chiamare emozione distruttiva, afflizione mentale, odio, attaccamento, ignoranza, orgoglio. Più porto avanti questo tipo di mentalità, più diventa distruttiva la mia. Un animale che non ha questa intelligenza fa molto meno danno, ma tantissimo meno danno. Non c'è un animale sulla Terra, a parte l'uomo, che è in grado da solo di distruggere la Terra stessa. Assolutamente. Che cos'è che lo fa? L'intelligenza unita alle emozioni distruttive. D'altra parte non c'è un animale come l'uomo che da solo può essere così di grande beneficio agli altri. E cos'è che lo fa questo? L'intelligenza unita a un pensiero chiaro, a un pensiero che conosce la realtà, a un pensiero che considera gli altri, per cui ha qualcosa di positivo. Ecco che arriviamo a questo punto, per cui la necessità di andare a fare vedere qualcosa dentro. Per cui il Buddha ha visto questa cosa, ha detto ok, non è sufficiente che eliminino la sofferenza del dolore, che eliminano la sofferenza del cambiamento, perché quelle persisteranno finché c'è una radice dentro che le genera, che le procura. E questa radice, che cos'è? È un modo di pensare, è un pensiero profondo che, in termini tecnici, adesso andiamo un attimo a scuola, si chiama ignoranza. Ora, l'ignoranza cos'è? Non è un ignorare qualcosa, il non sapere qualcosa, è qualcosa di molto di più questa ignoranza. Non è l'ignorare un certo tipo di realtà, è molto di più, è il concepire una realtà esattamente nel modo opposto in cui in effetti è. Per cui è un'ignoranza attiva, è un'ignoranza che proietta, che crea una realtà che non esiste per niente, che crea una realtà indipendente, intrinseca, come se avesse una natura propria, e completamente afferra, crede e insegue quella natura che non esiste, quando invece la realtà è completamente interdipendente. Ok? Per cui, alla base, ho detto, c'è questa ignoranza, per cui finché c'è questa ignoranza, per cui un modo sbagliato di concepire la realtà, finché questo è presente, il seme, la radice della sofferenza è presente. Finché questo seme, radice della sofferenza, è presente, non importa quanto in quella vita hai soddisfazione, hai cose, dovrai, quella vita la lasci, muori e dovrai rinascere, vai avanti. Abbiamo visto come la mente è da tempo senza inizio, per cui, a parte le coscienze sensoriali che si creano e si sviluppano in questa vita, le coscienze sensoriali di questa vita che sono intimamente attaccate al corpo, nel momento che abbandoni quel corpo, quelle se ne vanno, ma rimane questo continuo di coscienza che continua ad andare avanti, che è imbevuta di questa ignoranza e ti porta senza, non è che hai decisione, non è che, non c'è nessuno probabilmente qui in questa sala che sa che coscientemente è voluto nascere nel modo in cui è nato, dai genitori con cui è nato, e ha avuto col corpo che ha. Non c'è questo, nessuno di noi ha deciso questa cosa.
Nessuno di noi decide il momento in cui se ne andrà. Nessuno di noi decide di non ammalarsi, perché anche se decidi di non ammalarti, ammali lo stesso. Nessuno di noi decide queste cose. Finché, il Buddha ha detto, finché c'è questa ignoranza, questo continuerà. Continua quello che si chiama la ruota dell'esistenza, continua ad andare avanti, una vita dopo l'altra, 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 sempre, in tutti i modi, dal punto di vista buddista, rinasci in tutti i modi possibili. Rinasci 500 volte come animale, poi di nuovo rinasci come essere umano, poi con un'altra forma, e così via, e così via, e così via, senza non hai, ecco perché dal punto di vista buddista devi rispettare tutte le forme di vita. Questa è la ragione della non violenza, è esattamente questa. Non perché così sono buono, non per quello. Perché è una realtà, quelli sono degli esseri come me che non vogliono soffrire, vogliono essere felici, perché io sono rinato così innumerevoli volte, magari di nuovo continuerò ad andare in quella direzione, come io non voglio essere danneggiato, loro non vogliono essere danneggiati, per cui non è una questione di dieta, non è una questione morale, è una questione della realtà. La non violenza si basa sulla realtà, ok? Non su un dettato religioso. Ora, questa ignoranza, a questo punto, uno si deve chiedere, beh, se questa è la causa della sofferenza, posso eliminarla? Ci posso fare qualcosa o no? L'intelligenza ti deve portare lì, devi utilizzarla in quella direzione. Perché se è possibile, è necessario eliminarla, no? Voglio essere felice, non voglio soffrire, se non è possibile, guarda, non è possibile. Meglio che accetto la situazione e vado avanti così, per cui il Buddha è andato a guardare questa realtà, è possibile. Allora, che cos'è? È un modo, questa ignoranza è un modo sbagliato di conoscere la realtà. Poi andremo a vedere che modo sbagliato è. Per cui, proprio perché è un modo sbagliato di conoscere la realtà, se è un modo sbagliato di conoscere la realtà, per cui una cognizione sbagliata, questa cognizione sbagliata necessariamente ha un suo opposto, che è una cognizione corretta. Ieri abbiamo parlato un po' della verità e della menzogna, no? Qualunque tipo di menzogna ha un suo opposto, che è la verità. Altrimenti la menzogna stessa diventa verità, per cui ha un suo opposto. Nel momento in cui quello opposto, che è la verità, viene a galla, quella menzogna scompare, perde, non ha valore, non è sostenuta dalla realtà. Come Buddha ha detto, questo modo di percepire la realtà ha un suo opposto, che è un modo corretto di percepire la realtà. Perché? Perché la mente che cos'è? Luminosa e cognitiva. È in grado di conoscere, è in grado di capire, di vedere, di analizzare, di capire la realtà. Nel momento in cui sviluppi questo, che chiamiamo saggezza, quel tipo di saggezza particolare che realizza la realtà, quella menzogna, quell'ignoranza scompare. Non esiste più, così proprio come una menzogna quando viene a galla con la realtà. È finita. Nel momento in cui hai eliminato questa ignoranza, tutto quello che viene fuori è come hai tagliato l'albero alla radice. E tu tagli un albero, tu tagli i rami, l'albero rimane. Se tu tagli le radici, quell'albero lì non cresce più. Quelle radici che cosa sono? Sono tutto questo sviluppo di sofferenza, per cui tutte quante quelle che sono, le emozioni distruttive, attaccamento, ignoranza, orgoglio, tutto, sono tutte cognizioni sbagliate che sono radicate in questa ignoranza. Il momento in cui elimini questa ignoranza, hai eliminato tutto. Se vai a cercare di eliminare quelle solo individualmente, stai prendendo solamente un anestetico. Temporaneamente non senti più quel dolore, ma torna, la radice è presente. Non sei andato giù. Ecco che, per cui il Buddha, quando storicamente parlando,
quando ha realizzato questa realtà, per 49 giorni non ha insegnato. E infatti lui disse: ho scoperto questa realtà che è profonda, pacifica, luminosa e priva di elaborazioni. Ma chi potrò mai spiegarla? Chi mai potrà capirla? Questa realtà profonda. Poi dopo 49 giorni ecco che iniziò quello che si chiama il primo giro della ruota del Dharma. La prima cosa che insegnò furono le quattro nobili verità, o le quattro verità dei superiori. Ecco che adesso andiamo a cadere. Questo è, vi sto dando prima il terreno dei, per poi andare a parlare delle 12 diramazioni dell'esistenza. La prima verità, che è il nome di verità, la verità della sofferenza, la verità dell'origine, la verità della cessazione e la verità del sentire. Ok? E queste sono due set, diciamo, due e due, causa-effetto, causa-effetto. Per cui tutto interdipendente, sempre in questo contesto. E il Buddha lo spiegò in tre modi diversi. La prima spiegazione lo dire dal punto di vista della natura. Qual è la natura la natura della sofferenza, la natura dell'origine di questa sofferenza, la natura della cessazione totale di questa sofferenza e la natura del sentiero, di ciò che porta a questa cessazione. Per cui la prima cosa è di conoscere qual è la natura, e quella è la realtà. Nel buddismo parliamo di base, sentiero e risultato. La base è la natura, per cui la natura della realtà, ok? La natura della sofferenza ha vari livelli, non solo quella del dolore, non solo quella del cambiamento, anche quello che pensiamo felicità, ma quella più profonda, che si chiama pervasiva composta. Perché? È pervasiva perché è presente questa natura, per cui in tutte le esperienze, se è presente la radice della sofferenza, tutte le esperienze che fai, anche se superficialmente, sembrano essere esperienze soddisfacenti, in realtà cambiano e esse stesse diventano l'origine di sofferenza, di dolore, di dolore che persiste. Ok? Per cui questa natura, la natura pervasiva composta perché? Composta perché? Perché è causata. Ha tante cause, tante condizioni e essa stessa produce, continua a riprodurre, a questo continuo di stessa, dello stesso tipo, che continua a produrre sofferenza. E da dove viene questa sofferenza? L'origine. Qual è la natura di quell'origine? È qualcosa di fisico o è qualcosa di mentale? È qualcosa di mentale. Ha qualcosa che ha a vedere dentro, col pensiero. Per cui la causa della sofferenza è l'origine della sofferenza. E lì andiamo appunto su quelle che sono le emozioni distruttive e le azioni. Questo è il contesto di quello che magari fino adesso avete sentito quando la gente orientale o che fa yoga oppure che hanno avuto interesse nelle scienze orientali parlano di karma. Cos'è il karma? Il karma non è il destino, ok? Il karma non è qualcosa al di fuori di noi, il karma è causa ed effetto, dal punto di vista delle azioni che noi facciamo e dei risultati che portano nella nostra esperienza, quello è karma. Per cui, e questo fa parte dell'origine della sofferenza, della causa della sofferenza, il karma e le emozioni distruttive. Per cui le azioni e le emozioni, quali sono queste azioni, emozioni distruttive? La mente che sta dietro a ogni nostra azione. Dietro ogni nostra azione c'è un'intenzione, siamo mossi, la nostra mente ci muove ad agire fisicamente, verbalmente e anche mentalmente, e avviene comunque tutto mentalmente, per cui cos'è che diventa un'azione positiva o virtuosa, un'azione negativa o non virtuosa? Non un fatto morale. Quello che è il risultato di quell'azione, che dipende da che cosa è stata motivata. Se il risultato di quell'azione è sofferenza, vuol dire che quella, per me e per gli altri, quell'azione è un'azione non virtuosa, vuol dire che è motivata da un'emozione distruttiva.
cosa sono queste emozioni distruttive? Poi andiamo a vedere questa cosa. Se quell'azione porta per me e per gli altri un risultato positivo di felicità, quell'azione non è motivata da un'emozione distruttiva, è motivata da una mente virtuosa, per cui virtù, non virtù, positivo, negativo, ha a che vedere con la natura dell'esperienza di quell'individuo, di noi e degli altri. Ok? Avete delle domande? Vado avanti? Ok. Per cui adesso siamo alla seconda di queste, sto andando molto velocemente perché il tempo è poco, poi piano piano negli altri incontri andiamo a vedere le cose più profondamente, però ci vuole un attimo di stesura. Per cui l'origine, questa origine appunto sono le emozioni. Da dove vengono queste emozioni distruttive? Perché le azioni, il karma viene dalla mentalità delle emozioni distruttive, e queste emozioni distruttive da dove vengono? Sono un fenomeno causato, no? Per cui hanno lo stesso un'origine. Da dove vengono? Qualcuno ci dica da dove vengono? Dalla mente. Dai pensieri distorti. L'ignoranza? I pensieri distorti. Dai pensieri distorti, dalle emozioni distruttive. Ma sono le emozioni distruttive stesse. Da dove vengono questi pensieri? Perché ho dei pensieri distorti e che cos'è il pensiero distorto? Un'interpretazione errata della realtà. Per esempio? Non accettare che qualcuno muore o che qualcuno è malato. Una sofferenza. Non accettare. Quella è l'ignoranza, no? Di cui si parlava prima. Sempre lì un'educazione errata. Pensare più a se stessi, non pensare agli altri. L'attaccamento, dal possesso, dalla gelosia. Da dove viene l'attaccamento, il possesso, la gelosia? Da dove vengo? Perché? Perché è presente nella mia mente l'attaccamento, il possesso e la gelosia? Perché nella mia mente è presente la rabbia? Perché odio? Perché siamo stati educati in quel modo lì. Subito ho paura di qualcosa. Ma noi siamo stati educati in quel modo lì perché qualcun altro ha questo problema nella mente. Perché ha quel problema nella mente? Perché lui non è la causa, quel qualcun altro. Perché cerca la felicità in maniera sbagliata. Intenzione. Aspettativa. Che cos'è un'emozione distruttiva? È un evento mentale, no? È un evento cognitivo. Che cosa fa la rabbia? Nel momento in cui io sono arrabbiato con qualcuno o con qualcosa, che cosa succede? O che cosa succede in quel momento? Come, che cosa percepisco? Quella rabbia che cosa percepisce? Rancore. Fastidio. Quel rancore è quello che provi. Sì. Ma cosa percepisci? Emozioni negative. Distruzione. Scava di più. Soddisfazione. L'affermarsi. La causa è l'altro. No? Come vedi quella persona? La causa. Che cosa, la rabbia causa cosa della... vede in quella persona? Un pericolo. Vedi un pericolo. Quindi la causa del tuo dolore, della tua sofferenza. La percezione. Cioè l'attribuzione. Vedi quella realtà in modo estremamente negativo. Non vedi nessun aspetto positivo in quella realtà, no? Cioè questo è il modo di percezione della rabbia, dell'odio. Che cos'è? Antagonismo. È una percezione distorta di quello che sta. Ma prima di andare a vedere che sia distorta, adesso in questo momento io non so ancora se è distorta, perché la rabbia non mi dice che è distorta, la mente mi dice che ho ragione, per cui la rabbia mi dice che quello che percepisco è vero, non mi dice che è distorto. È l'ego. La mente cerca sempre una soluzione a qualcosa, quindi la rabbia, quando vuoi, la soluzione a quella realtà sarebbe... Allora andiamo così. Nel momento, allora, per esempio, se anche nel momento in cui siamo arrabbiati con la persona che in realtà è la persona più vicina che abbiamo nella nostra vita, in quel momento la vediamo come la persona più vicina alla nostra vita con tutte le qualità o l'opposto? L'opposto. Per cui cosa vediamo? Quello, l'oggetto che è la realtà di quella percezione, come viene visto, come viene concepito quella, come viene concepito da quel
da quel momento cognitivo. Una realtà distorta. No, distorta, negativo. Negativo. Noi non lo sappiamo ancora se è distorto. Noi ci dobbiamo ancora arrivare lì. Noi dobbiamo prima riconoscere come la mente vede il suo oggetto nel momento in cui c'è l'emozione distruttiva e capire se l'emozione distruttiva ci presenta una realtà giusta o sbagliata. Andiamo a vedere questa cosa qua, come ce la presenta, è giusta o sbagliata quella realtà? Ce la presenta giusta, anche se fosse sbagliata, perché in quel momento non... Quello, la rabbia ti dice che è completamente giusta, non solo, hai completamente ragione, non solo, proprio perché è un elemento cognitivo, usi delle ragioni e queste ragioni ti portano a cercare, vanno a sostenere quella realtà così come è concepita da quell'emozione distruttiva. Anzi, più ci pensi, più diventa negativo quell'oggetto. L'oggetto non diventa più negativo oggettivamente, no? No, è la tua percezione. Sempre percettivamente. Eh? Sempre percettivamente, cioè in base alla percezione. Per cui quella percezione è una percezione della realtà giusta o sbagliata? Per la nostra mente è giusta, ancora non siamo arrivati. È sbagliata, ma noi in quel momento la sentiamo giusta. Quel momento è giusta per ma noi. Ma perché è sbagliata? Perché crea delle male. No, non so perché. Sbagliato perché è alterata, distorta, non lo sappiamo ancora. Perché è negativo. In quel momento. È una realtà che stiamo vedendo soltanto la sofferenza, quindi... Soltanto la parte negativa. Non è completa. C'è questo scienziato che è amico di Sua Santità, che non è buddista, non fosse ancora vivo, Aaron Beck si chiama, che ha fatto tantissima ricerca sulle malattie mentali che derivano soprattutto da tutto ciò che è in relazione con la rabbia, per cui la depressione, gli attacchi di panico, quelle così sono in relazione alla rabbia, a degli stati mentali di grande sofferenza. E lui proprio scientificamente ha provato che più del 90% della realtà che vede quella persona che è nel momento in cui è arrabbiata del suo genere della rabbia non esiste per niente, è completamente una sua proiezione mentale. Questo è esattamente quello che ha insegnato Buddha, che dice Nagarjuna. Le emozioni distruttive concepiscono una realtà che non esiste per niente, per quello portano sofferenza, perché in quel momento stai completamente allucinando una realtà che non esiste e ci credi completamente, per quello la rabbia poi porta a uccidere, a fare delle cose, cioè inverosimili, per quello riesci anche ad andare contro la persona che teoricamente è la persona più vicina nella tua vita, in quel momento non conta più niente, perché vedi, sei completamente allucinato. L'attaccamento è uguale. Aumenta il livello di sofferenza. L'attaccamento cosa fa? L'attaccamento cosa fa? Esatto, cioè? A livello scientifico, che cosa fa l'attaccamento? Una cosa positiva o negativa? Genera sofferenza, però no. Però non è vero, perché io senza l'attaccamento non sono più felice. Distorce la realtà. Se io non ho l'oggetto, non perseguo, non ottengo l'oggetto dell'attaccamento, non sono felice. Per cui l'attaccamento è ciò che mi porta a felicità. Per cui questa felicità atavica che è presente dentro di me senza nessuna ragione per il fatto che sono vivo viene soddisfatto dall'attaccamento. Un'altra persona intende? L'attaccamento, senza l'attaccamento non sono più niente. È un'altra proiezione. O no? Non funziona così l'attaccamento? Sì. Se provate un attimo a pensare, se non avessi più dipende. Ma come mi manca la felicità, come faccio? Dipende da quanto alto il livello di attaccamento. Per cui la rabbia che cosa fa? Senza la rabbia non posso affermare i miei diritti. Per cui la rabbia è il mio protettore, è il mio sostegno, è ciò che mi aiuta ad andare avanti a superare. Senza l'attaccamento non ho più quello che ho bisogno, quello che desidero, quello che voglio. Diventa nutrimento. Questo è il modo normale. Queste emozioni distruttive
che sono la causa della sofferenza, noi li consideriamo esattamente l'opposto. Esattamente l'opposto. Perché? Perché tutta la realtà che vivi, che è contaminata da queste emozioni distruttive e dalle loro cause, è permeata tutta la tua percezione, per cui tutto quello che provi sulla base della tua percezione della realtà è permeata dalle emozioni distruttive, per cui noi non abbiamo affatto riconosciuto che sono emozioni distruttive. Per noi sono, nel momento, sono emozioni distruttive quando ce l'hanno gli altri, non quando ce l'ho io. Io è giusto che sono arrabbiato in questo momento, ho il diritto, sono nella ragione. Ma io certo che ho attaccamento per la mia famiglia, per mio figlio, per la mia moglie, per mio marito, per le mie cose. È solamente giusto. Ah, quello là è stato male perché? Perché aveva troppo attaccamento. Però per quello ce l'ho io è giusto. È così o non è così? Magari per qualcuno non è così, ma per me è completamente così. Questa è completamente la mia esperienza. Hanno detto che l'attaccamento o la realtà distorta, le emozioni distorte provocano rabbia, abbiamo sempre parlato di rabbia. Quando provano, però già la rabbia è una reazione non così diffusa spesso, anzi aiuta a superare certi momenti di... Ma è esattamente quello che ho detto. La rabbia è necessaria. È giusto che io abbia rabbia perché afferma... miei diritti. Quando in molti casi invece della rabbia genera l'opposto, genera la paura. Ma la paura viene dalla rabbia. Se tu sei completamente privo di rabbia, non hai un nemico o qualcosa che viene contro di te, per cui non hai neanche paura. Cioè tu quel tipo di emozioni lì sono solo delle... Cioè io non riesco a mettere la rabbia e la paura sullo stesso piano. Sono due emozioni che possono... scaturire dalla paura viene dall'avversione. La paura viene dall'avversione. Tu hai paura di qualcosa a cui tu sei avverso, non di qualcosa che abbracci. Sei avverso a qualcosa perché quello è un aspetto di la rabbia è un aspetto dell'avversione. Ma non convive con la rabbia, risolve la paura. Spesso la realtà distorta porta o verso una direzione, verso la rabbia, e poi verso la reazioni estreme o verso la paura, quindi verso un'implosione del soggetto. Di solito io le vedo così, insomma, come due binari paralleli, scaturiscono da una reazione distorta, però un binario è quello della rabbia che porta a certe conseguenze, e un altro binario è quello della paura che porta a un'implosione invece del soggetto alla depressione, agli attacchi di panico. Sì, ma prima della paura, la paura da dove viene? La paura da dove viene? Dallo stesso da un modo di percepire la realtà distorto. A cui tu sei avverso. Esatto, sempre da dove nasce anche la rabbia, cui, però forse esatto. C'è una reazione. Ok, però dipenderà dall'inclinazione. Se non c'è soggetto. La rabbia, la paura non c'è. Se tu non hai il seme dell'avversione, la paura non ce l'hai, punto, è impossibile. Perché nel momento in cui hai paura, sei avverso a quella realtà. E per essere avverso a quella realtà, l'avversione è una nota più o meno intensa che poi porta rabbia, odio, eccetera. Tu odi ciò che tu hai paura, altrimenti non avresti paura, la rifugi, cioè la rifiuti completamente. Tu o l'abbracci la paura, l'oggetto della tua paura l'abbracci? No, non l'abbracci, te lo dico io, perché se tu hai un rabbino feroce che ti viene incontro, non l'abbracci, la rifugi, ok? Cioè, è semplice la cosa, non è che è troppo complicata.